Autolesionismo, abuso di alcol e droga, solitudine sono dati allarmanti quelli rivelati da uno studio condotto dal Centro Studi Semi di Melo di Pavia in collaborazione con Associazione No Slot e Casa del Giovane su iniziativa della Croce Rossa sezione di Gela che ha coordinato le attività. L'iniziativa partita nel 2019, quindi ancor prima della pandemia, ha coinvolto 3.100 studenti gelesi delle terze medie e delle superiori attraverso delle domande incentrate sugli stili di vita rivolti agli adolescenti, gli esperti sono riusciti a tracciare un quadro chiaro dei loro bisogni, ma soprattutto delle loro esigenze. Infatti, i dati che sono stati restituiti alle scuole hanno come obiettivo quello di coinvolgere attivamente il mondo degli adulti, spesso lontano dalle esigenze dei giovani. Il progetto segue la vocazione della Croce Rossa, sempre vicina alle esigenze dei più deboli e non solo. È stato somministrato a tutti i ragazzi delle scuole superiori e delle terze medie di Gela un questionario online sui corretti stili di vita, ma sui corretti stili di vita in senso lato. Oggi restituiremo i dati in senso globale a tutte le scuole che hanno partecipato, alle forze dell'ordine e a tutta la comunità educante. I ragazzi cercano ascolto innanzitutto, cercano risposte, cercano regole. Regole che purtroppo spesso non hanno, e la colpa non è dei ragazzi, quindi dobbiamo indagarci noi adulti, vedere in cosa abbiamo sbagliato, dove possiamo recuperare e ascoltare bene quali sono i loro bisogni. Sicuramente emerge anche un mondo di disagio, di fatica, di vivere, che purtroppo dobbiamo prestare attenzione come adulti. Un esempio è che noi abbiamo il 15% dei ragazzi alle scuole superiori che dichiarano di tagliuzzarsi, di fare agiti un po' autolesivi appunto per far uscire una disperazione. C'è una situazione anche il 12% di persone che dichiara di ubriacarsi. Allora, c'è un termometro di disagio che continua a crescere, ma c'è un mondo di adulti che devono rigiocarsi oggi, perché altrimenti non riusciamo ad esserci in questo loro mondo e di conseguenza rischiamo di perderli tutti. I volontari e gli esperti crocerossini sono sempre stati impegnati all'interno delle scuole e continueranno ad esserlo con questi nuovi allarmanti dati alla mano. I dati di questo questionario sicuramente ci porteranno a capire qual è ancora di più il disagio, quali sono i problemi e le difficoltà del nostro territorio e quindi come Croce Rossa agire insieme alla scuola, quindi fare rete insieme alla scuola e alle associazioni che sono presenti nel territorio per fare in modo che il disagio venga in qualche modo sopito, venga in qualche modo risolto. I risultati del questionario sono stati divulgati anche ai membri dell'amministrazione comunale e delle forze dell'ordine. Tutte le istituzioni che hanno a che fare con i giovani hanno il dovere di conoscere questi allarmanti dati e creare percorsi dedicati agli adolescenti gelesi. Ci sono alcuni problemi sul territorio che sono del tutto evidenti e noi siamo in prima linea per contrastarli, per combatterli, anche per dare una voce, diciamo, risposta ai giovani. Mi viene in mente la tossicodipendenza, ma la Guardia di Finanza è in prima persona in linea su problemi come la legalità economica, che spesso, diciamo, sono percepiti magari come lontani dai giovani, che però in realtà una volta, diciamo, cresciuti nel loro percorso di crescita possono, diciamo, possono avere a che fare con problemi concreti, l'evasione fiscale, il lavoro nero, sono problemi reali che affliggono anche i giovani. Approfitto per ringraziare la Croce Rossa per l'invito. Il Consiglio Comunale va vira in quella direzione, prova ne sia che c'è anche una consulta giovanile, proprio perché assieme ci si possa conoscere e lavorare per il futuro.